Hola, io sono Marcus Cron e signore e signori, bentornati su Paladinos. Allora, ho preso l'arciera. Dov'è che bisogna andare, ragazzi? E sono arrivato al livello 6, quindi non sto più giocando contro i bot. Che figo. Chi è? Merda, merda, merda. Non so come funzioni l'arciera, quindi proviamo. Così, ok. Vieni qui, Kiko. L'ho preso. No, no. No, raga, questo è Hanzo. È Panzo. Vediamo col tasto destro cosa fa. Non lo possiamo scoprire perché siamo morti. Non ho capito da cosa. Ah, c'era la tizia invisibile. Stiamo perdendo male. Adesso sono tutte persone. Ditemi di sì. Oddio, dove devo andare? Stiamo così? Sì, sono tutte persone, credo. Non lo so, forse. Ecco qua. E mori. Che cosa fa quella Q? E mori. No, 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 c'è il Reaper, c'è il Reaper. Ucciso, ucciso, double kill, signore e signori. Aiuto. Ma è sempre quella mi viene a uccidere. Comunque, ragazzi, facciamo delle considerazioni su questo gioco. Punto 1. Non si può dire che sia fatto male, ok? Possiamo parlare di chi ha copiato chi. Possiamo appellarci al fatto che è stato dichiarato prima. Quindi cosa voglio dire? A parte tutte le illazioni che si fanno da una parte o dall'altra, uno dovrebbe guardare il gioco e basta. Il gioco basta c'ha questi pregi. Uno è gratis, due la componente pay to win è quasi del tutto assente. E per il resto che cosa possiamo dire? Io personalmente, visto che la componente MOBA non l'apprezzo per niente, olè, il fatto di non poter cambiare il personaggio mi infastidisce non poco. Mi infastidisce perché ad esempio ci sta un counter dell'arciere e io non posso cambiarlo. Voi dovreste dire, ma ti fai la scelta prima? Ma non sono totalmente d'accordo con questo, perché ognuno deve avere le stesse possibilità. Ok. Olle. Ragazzi, sto malissimo. Ma qualcuno potrebbe andare sul puntarello oppure no? Vediamo un po'. No! No. Allora, cerchiamo di colpire un oggetto volante che dovrebbe essere più facile, che io ovviamente non ci riesco. Aiuto mamma, morta? Aiuto mamma, aiuto, mi tirano le cose. Double kill, triple kill, mamma mia. Non so che cosa faccia questo, non so che cosa faccia questo, però va bene, lo tiro lo stesso. Il fatto di non poter arrampicarmi mi causa un fastidio. Preso. Olle. La bombazza! Attenzione! Guardate qui. Aio, 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 aio. Niente, ragazzi. Penso di essere stato l'unico con le mani in questo team. E comunque faccio schifo, ma va bene. E infatti nel mio team io faccio 5 oro. Cioè, 5 ori nel team di seghe, evidentemente. Io sono la prima sega, quindi figurarsi gli altri. Ragazzi, riprendo Sky per vedere se adesso che non sto più contro i bot me la cavo ancora. Perché a me questo personaggio secondo me è fighissimo, davvero davvero. È una Tracer con i poteri che avrà Sombra. Scusate se faccio delle analogie con Overwatch, però lasciamo perdere tutte queste cose. E guardiamo e godiamoci soprattutto il gioco, perché è un gioco di questo si tratta. Oh, eccoci. Allora, questa mappa non la conosco. Old Forest, dice. Va bene. Va bene, va bene. Ah no, ho capito qual è, ho capito qual è, perché per fare 5 livelli. Allora, ragazzi, stiamo cauti. Via, 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 via. E adesso ritorniamo. Bello di casa. Sì, e beh, la differenza senza i bot è notevole.
è notevole. E voilà, il First Blood se ne va. No, cazzo, è il mio amico questo. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Ah, ragazzi, c'è un tank qui, qualcuno venga a fare qualcosa. Merda, 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 non c'ho skills. Via. Sto malissimo, mi servirebbero delle cure. Qualcuno mi curi? Qualcuno mi curi? Come ci si cura sto gioco? Aspettando. Ma perché i nemici sono sempre più forti? Aio, aio, fa malissimo, è un damage dealer. E mi ha rotto il culo. Ah, ok, non sapevo come funzionasse quell'abilità, d'accordo. Ma quel nanetto non è un support, tipo? Credo sia un support, dovrebbe tipo supportarci. Salve! Ehi là! Ehi là, vengo a dare fastidio, si può? Olle! E sono morto. Mi piace però flancare a sto gioco, è divertente. Allora, abbiamo preso l'obiettivo. E vediamo un po' che fare. Ciao! Sì, gli stava a dare la botta. Bello l'arciere lì dietro! E mori? Ma scusate, scusate, ok, forse il mio flank, l'essere flanker non gli andava troppo davanti. Shit. C'ho la bomba carta. Siete pronti, ragazzi? È quella la prova della vita. Via, 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 via. Non ho ucciso nessuno. Ok, ok, ce la facciamo, uccide questo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Olè. Ok, ragazzi, andiamo su. C'è Alfonso. Ma Alfonso lo sa che potrebbe tirar fuori lo scudo? Olè, 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 olè. Attenzione l'arciera. Si passa per di qua? No, che cazzo sta succedendo? Andiamo a flancare l'arciera. Dov'è? Dov'è quel coso? Via. Sto facendo un giro del cazzo. Eccolo! Alfonso non fa lo stronzo! E voilà! Allora sei forte io davvero! Yeah! Yeah! No, non mi uccidere per favore, non mi uccidere, mamma! Signori, 7 strikes! 76, dobbiamo comprare qualcosa. Io per le compravendite non so un cazzo, ragazzi, consigliatemi voi. E là si va a provare. Sapete, se dovessi trovare dei difetti a questo gioco, uno di quelli, oltre al fatto che non puoi cambiare personaggio, per alcuni piacerà, a me non piace per niente, è che la mappa è sempre la stessa. Mi spiego meglio. Guardalo, guardalo il nostro amico. Adesso lo facciamo beccare, farà due fuochi. Sei morto. Dicevo, in Overwatch, quando io faccio un attacco, sto in difesa e subito dopo riesco ad arrivare in attacco. Cioè, vado in attacco. Andando in attacco, merda, la mappa cambia e quindi le meccaniche cambiano di per sé. In questo gioco, invece, no. Vinciamo un push, dobbiamo rifare la stessa identica cosa. È un po' noioso. Non ti fa dire, vediamo come me la cavo dopo. Merda. Merda. Salve. Mi dimentico che l'arciere in questo gioco è un damage, quindi c'ha più vita di me che sono un flanker. Ho fatto qualcosa, l'ho ucciso? No? Beh. Ragazzi, ragazzi, uccidiamolo, uccidiamolo, uccidiamolo. Ok, e uccidiamo pure lei, va? Dove è andata? Ok, dove sei? Via, 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 non ce la possiamo fare.
Ok, vediamo se ci ricarichiamo. Siamo al 95, ce la facciamo? Dai. Ah, quell'Axandros là mi sta sul culo. Ma ci si può inginocchiare? No! Ma sul serio? Oh merda! Oh merda! Ok, ritorniamo su di noi. Io voglio assolutamente colpire la. Oh, ma stai sempre qui, libertacci tua! Mortacci sua! Che è? Mi sto incastrando. Che brutta hitbox! Aio! Oh merda! Io mi do arigato. Andiamo a fare il giro. Ragazzi, sto facendo questa mossa bruttissima. Aiuto! Che cazzo è successo? Sono stato bloccato male. Sono nascosto. Ti prego, ridammi l'energia. Ok, me l'ha ridata. Che culo. No, che fa? Che fa? Che fa quando fa quella cosa? Che fa? Ragazzi, time sticking. Speriamo che muoia. È morto? No, non è morto. Ho anche delle grosse difficoltà a comprendere. Che figo! Perché è diventato un pulcino? Ah, con l'attacco fisico. E no! 30 secondi e il payload non accenna a muoversi. Mi dispiace, ma qui bisogna fare qualcosa. E io non so che cosa. Almeno vi faccio girare. Via. Li ho uccisi. Dai ragazzi, andiamo sul payload, porco il cazzo. Ok. Questo è andato in ulti. Ma sicura? Ma sicura? Via. Ah no, sono diventato una gallina! Aiuto, babba! Sono una gallina! Ok. No, ragazzi. Ce l'hanno preso. Male, male, male. Va bene. Let's go, ragazzi. Let's go. Sì, hanno preso tutti quello per vedermi. Siete delle merde. Va benissimo. Noi facciamo il gironzolo. E andiamo di qui. Ma io non ho capito se quello è attacco oppure no. Tutto, ritorniamo indietro. No, non gli ho fatto niente con la mia bombetta. Aiuto, mamma! Aiuto! Oh, ma io te voglio ammazzare perché mi hai proprio rotto il cazzo, vedi? Oh no, lui no! Mamma mia, merda. Meno male che ho ucciso questo. Vi prego, qualcuno mi curi, qualcuno abbia la pietà. Aiuto, mamma. Curami. Oh, eccole. Non ho capito. Cioè, sicura da fermo. Boh. Guarda che brava quell'arciera. Abbiamo preso. Dai, regà. Ottimo. GG. Non si può scrivere GG, vero? Non c'è la play of the game. No, sì, si poteva scrivere una volta. Vabbè. Ho fatto schifo in questa. No, non è vero. Un top ce l'ho. Sto masterando la nostra amica. E devo dire che è divertente. Però c'è anche da dire che è fatto un po' col culo sto gioco. Quindi. Divertente, gratis e fatto col culo. È un buon compromesso, non sto dicendo niente. A me come FPS MOBA piace molto di più Overwatch per quanto riguarda la strategia, le hitbox, la competitività, il poter switchare gli eroi e tutto quanto. Ma secondo me questo gioco non ha nulla di tremendamente brutto, anzi è divertente. Quindi, GG!